Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Alda De Usanio ha un solo rimpianto, il Grande Fratello. Lo ha ribadito oggi la giornalista e conduttrice TV durante la sua ospitata nel salotto della Volta Buona. Davanti a Caterina Balivo ha ripercorso quella sfortunata partecipazione al GF del 2021, quando fu cacciata e non squalificata per aver diffuso dei pettegolezzi sgradevoli su Laura Pausini e sul marito Paolo Carta. Ancora oggi, De Usanio non riesce a farsene una ragione e ritiene di essere stata trattata in maniera scorretta, sia da Alfonso Signorini che dagli autori. Mentre Caterina Balivo, interrogata sulla possibilità di sbarcare proprio al Grande Fratello, ha fatto una rivelazione davvero particolare. Per Alda De Usanio, quello che è successo nel 2021 al Grande Fratello resta ancora oggi una grande mortificazione. La giornalista ne ha parlato con Caterina Balivo oggi, rievocando quei momenti dolorosi. «Purtroppo sono andata nella casa del Grande Fratello», ha detto, «sono riusciti a convincermi e ci sono andata con una certa curiosità. Poi, siccome mi dimenticavo che c'erano delle telecamere accese, ho detto una cosa su una cantante che non ripetiamo, una chiacchiera che gira nei nostri ambienti. Io non ho verificato questa cosa e ho raccontato questa chiacchiera che gira». La chiacchiera in questione era un pettegolezzo pesante su Laura Pausini e sul marito Paolo Carta. E la punizione per Alda è stata l'espulsione immediata dalla casa. «Mi hanno cacciata dalla casa in pigiama e pantofole», ha continuato la conduttrice TV. «Mi hanno messa in una macchina e mi hanno rimandata a casa senza neanche darmi la possibilità di rientrare, scusarmi e spiegare, dando ordine a chi era nella casa di non nominarmi più. E la stessa cosa è stata ordinata a Mediaset, quindi mai più invitata. Ho vissuto quel momento con grande mortificazione», ha infine aggiunto De Usanio, «perché non lo meritavo. Io ho detto una chiacchiera che non dovevo dire, però non ho fatto niente di così grave, non ho bestemmiato, nulla che potesse giustificare una cacciata così vile. Ero sorpresa, ero stata cacciata via con le pantofole e il pigiama. Era un qualcosa di veramente ingiurioso». La confessione di Caterina Balivo. Comprensibilmente, allora, nel gioco del tritacarte della Volta Buona, Alda ha deciso di tritare Alfonso Signorini. E lo ha pure capovolto a testa in giù. «Già a terra, definitivamente», ha affermato. «Buttiamolo giù, ma proprio giù». A questa mossa la Balivo ha risposto allibita. «Ma no, dai!» «E allora vacci tu al Grande Fratello», ha replicato a sua volta l'ospite in studio. Al che Caterina si è lanciata in una confessione inedita. «Io in realtà ci ho pensato, sai, ma ho un problema col bagno. Già faccio fatica con mio marito. Quindi condividere il bagno con gli altri concorrenti del Grande Fratello sarebbe fuori discussione per la conduttrice Rai. Un vero peccato, soprattutto per chi sperava in un futuro arruolamento da parte di Signorini.